Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella e se vi piace questo video, mi raccomando, mettete un bel like. E oggi volevo parlarvi di un esperimento che voglio fare nel bagno per quanto riguarda la verniciatura del lavandino. Chi segue il mio canale sa già che avevo fatto un video relativo alla verniciatura con della semplice vernice all'acqua, che in realtà è durata tantissimo e va benissimo realmente. Ho solamente delle piccole screpolature, diciamo in corrispondenza dello scarico, perché effettivamente quella parte là andrebbe smontato lo scarico, verniciato e poi rimesso. Però per fare una cosa un pochino più smart, vernicerò tutto come ho fatto prima. L'unica cosa, l'unica pecca di questo tipo di vernice all'acqua è che è un pochino ruvida, quindi l'acqua scorre poco e tende a fermarsi un pochettino. Ora ho visto su internet un prodotto che potrebbe andare bene, perché è una vernice per le ceramiche. È questa vernice qua, nello specifico, ho comprato il modello Tix della Renovatix, che è composto da vernice e catalizzatore, quindi è una vernice bicomponente. Bicomponente significa che per la catalizzazione ha bisogno di avere un componente aggiuntivo che la fa catalizzare e la fa seccare. Questo prevede anche degli odori un pochino forti, quindi andrebbero aperte tutte le finestre o utilizzate una mascherina se proprio all'interno non potete aprire le finestre per qualche motivo, perché magari lo fate d'inverno, perché per qualsiasi caso. Quindi l'importante è, se siete all'interno e dovete dare questo tipo di vernice, mettete una maschera almeno con il filtro. Se invece potete aprire le finestre, cercate di non fare proprio boccate sopra al barattolo della vernice, in modo che potete raccontare la vostra esperienza. Detto questo, andiamo a vedere che cosa andremo a fare nel bagno. Come avevo detto prima, questa praticamente è la verniciatura che avevo effettuato la volta scorsa, quindi si è solamente rovinata un pochino qua, perché è l'attacco che poi ho forzatamente rimosso io adesso, per vedere che tipo di ancoraggio aveva questa vernice sulla plastica. E diciamo che in realtà adesso è sporca, perché comunque ho solamente tolto i prodotti, quindi la dovrò carteggiare. In realtà è molto adesiva, quindi non è un problema di adesione. Questo tipo di vernice sulla plastica attacca benissimo. L'unico problema è che è ruvida, quindi essendo ruvida l'acqua tende a gocciare e magari rimanere, non scorrere bene verso l'apertura. Si sente anche al tatto, quindi volevo ovviare questo problema carteggiandola un pochettino e verniciare, usarla come fondo, visto che è molto aderente, ed utilizzarla per dare sopra la vernice catalizzata. Vediamo che tipo di risultato abbiamo, soprattutto vediamo che non faccia la solita sbullettamento, quindi l'incompatibilità tra i due tipi di vernice, e almeno così facciamo anche questa prova. Se dovesse sbullettare, dovrò rimuovere totalmente la vecchia vernice, ma non vorrei farlo. Andrò a verniciare solamente la parte del lavandino, che è quella che mi interessa che scoli, perché il resto, come vedete, è verniciata, diciamo, bene, quindi non ha nessun tipo di problema. Potete vedere che la vernice anche nella doccia diciamo che è retto benissimo. Questa era sempre la stessa verniciatura che avevo fatto tempo fa. Quindi ecco, procediamo, carteggiamo e vediamo il risultato. Smontiamo il rubinetto e cominciamo i lavori. Ok, il rubinetto è allentato, tanto basta lavorarci sotto e carteggiamo. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Okay, adesso apriamo, misceliamo i due prodotti e andiamo a verniciare. Piccola. Artlist.io. Artlist.io. Diciamo che da questo momento in poi abbiamo circa 6 ore per poterla utilizzare, dopodiché si asciugherà. Un piccolo archibugio per tenere sopra, diciamo, distanziato il rubinetto in modo da poter verniciare sotto senza necessariamente averlo dovuto smontare. Procediamo alla verniciatura. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok ragazzi, sono passate diverse ore da quando ho applicato la vernice, adesso andiamo a vedere il risultato insieme. La vernice, diciamo che ha messo più o meno 5-6 ore a catalizzare, poi però è bene tenercela qualche ora in più. Come dicevo prima, la vernice è una vernice catalizzata, quindi è meglio utilizzare o una maschera oppure lasciare aperto il camper comunque diverse ore per poter permettere all'odore di uscire. Andiamo a vedere il risultato e facciamo delle considerazioni finali. Music licensing reimagined. Ok, eccoci qua. Questo è il lavandino, il lavoro ultimato. Come potete vedere, la vernice è molto lucida e risulta super liscia. Perfettamente liscia, proprio quello che avevo voluto raggiungere, l'obiettivo che avevo voluto raggiungere. Andiamo ad accendere le luci, me lo si vede meglio.
Questa parte, diciamo, nuova è stata realizzata solamente la parte del lavabo, quindi almeno riesco a differenziare bene anche a livello estetico i due bianchi separati. Come avevamo visto prima, la vernice praticamente è stata data sopra un fondo che già era stato verniciato con della vernice d'acqua, però poi l'ho carteggiata, mi sono assicurato che avesse preso bene sulla plastica perché già è un anno che era stata verniciata. Effettivamente era molto robusta, quindi diciamo che il risultato finale è questo qua Music e licensing reimagined. effettivamente sono molto soddisfatto del risultato. Ok, considerazioni finali, diciamo che per ora questo tipo di vernice ha soddisfatto appieno le mie aspettative, quindi realmente aspettiamo di vedere nel tempo come si comporta. E soprattutto avendo la data sul fondo precedentemente dato con una semplice vernice d'acqua, vedere se effettivamente potrebbe dare problemi per quanto riguarda la parte dell'applicazione. Io con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella e se vi piace questo video mettete un like. Ciao ragazzi, al prossimo video! Music licensing reimagined.